presentata presso la sala giunta del Comune di Salerno, la 39esima edizione della rassegna estiva di teatro Barbuti Festival. Alla presenza della direttrice organizzativa Chiara Natella della Bottega San Lazzaro, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e dell'assessore al turismo e attività produttive Alessandro Ferrara, è stato illustrato il cartellone di spettacoli che andranno in scena sul palcoscenico della Piazza Longobarda di Santa Maria dei Barbuti nel centro storico di Salerno. Tra i vicoli di mare, questo lo slogan dell'edizione 2024, che si svolgerà dal 2 agosto al 9 settembre in Largo Santa Maria dei Barbuti e dal 13 al 28 settembre presso Apollonia Hub con la Notte dei Barbuti, 6 appuntamenti a cura di Brunella Caputo. Tanti nomi in cartellone per questa edizione. Si comincia il 2 agosto con la musica. Sul palco dei Barbuti salirà il Marco Maiorino Trio. Il 3 agosto sarà la volta di Luce alla Ribalta con una commedia difficile. La Bottega degli Attori andrà in scena l'8 agosto con Dietro un fantasma. Il 9 agosto arriva Peppe Barra che festeggerà in scena i suoi 80 anni. Il 10 agosto il proscenio presenta Questi fantasmi. Ci sarà teatro anche a Ferragosto, quando è difficile trovare momenti di spettacolo, invece i turisti che girano in città sono tanti. Il 15 agosto con l'Apologia di Socrate di Platone, primo appuntamento di Foglie di Teatro, la mini rassegna di teatro classico diretta da Andrea Carraro e abbinata alle visite guidate della città con la formula passeggiate più spettacolo, che nelle edizioni precedenti ha già riscontrato un largo consenso. Il successivo appuntamento è il 22 agosto con una pura formalità. Venerdì 23 agosto, Compagnia d'Altro Canto e Giuliano Gabriele in concerto. Sabato 24 agosto da Roma arriva il noto attore di teatro e TV Marco Falaguasta in scena con Il Meglio di Noi. Giovedì 29 agosto, premio Peppe Natella alla nota attrice di origini salernitana Beatrice Fazzi in scena con Cinque donne del Sud. Il 29 agosto spazio la musica con Faz Bohemiens. Il 31 agosto la compagnia Arcoscenico presenta Io e Lui. L'ultima appendice il 7 settembre con Blue Circus, spettacolo circense dedicato ai bambini. Il ricco cartellone della rassegna dei Barbuti prevede anche due appuntamenti con la danza a cura di Antonella Iannone, in programma nei giorni 5 e 6 settembre rispettivamente con gli spettacoli Essence e Skundem. Non mancherà la tradizionale appendice settembrina con il Salerno Day, che fa memoria dello storico sbarco a Salerno degli alleati il 9 settembre del 1943. Due gli appuntamenti a cura di Edoardo Scotti. Il giorno 8 andrà in scena La foto del carabiniere e il 9 Giacomo Matteotti, Cronaca di un delitto di Stato, di cui Scotti curerà anche la regia. Novità quest'anno per quanto riguarda i biglietti: saranno acquistabili anche con il bonus docenti sull'app e direttamente al botteghino. Stesso discorso con 18 app per gli studenti.